presento gli ospiti con cui faremo il punto su tutto questo. Buonasera e bentornata Barbara Floridia, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Il Movimento 5 Stelle invece ha rotto questo fronte di cui parlava Romano anche in termini di voti, ha fatto una scelta diversa. Allora, lei su questo, per esempio, immagino che invece sentire qualcuno che si preoccupa delle ragioni della pace le faccia piacere. Qual è la vostra posizione a vedere invece questo fronte compattissimo che c'è oggi a Monaco? Sì, prendo atto sicuramente che in maggioranza c'è sempre un po' di dibattito, anche forse più di quello che lasciano immaginare anche esternamente. Ritornando alla guerra, noi riteniamo che la strategia ad oggi seguita e perseguita sia risultata fallimentare. Mi spiego meglio, perché esattamente quasi un anno fa cominciava questa guerra, perché Putin ha attaccato l'Ucraina, quindi andava assolutamente sostenuta e continua ad essere sostenuta da tutti noi. Ma il punto è, questa strategia funziona a distanza di un anno e aumentando l'escalation militare. Siamo partiti con i giubbotti antiproiettile ai carri armati, poi sono stati chiesti le armi a lunga gittata, adesso ci sono chiesti gli F-16 e se dovessero chiederci le truppe, siamo pronti a mandarle? Abbiamo scelto che andremo fino in fondo, fino alla terza guerra mondiale. A noi interessa che il governo si prenda, e anche l'Europa, questa responsabilità di dire ai cittadini, con questa strategia, come se fosse l'unica, cioè quella di inviare armi, verso dove stiamo andando, fino a che punto siamo decisi ad arrivare. A nostro avviso mancava la voce di chi insiste in maniera perentoria a tavoli di pace, a trattative diplomatiche sempre più insistenti, con conferenze internazionali. Manca una voce di contraltare all'invio di armi, come se la questione fosse armi sì o armi no, come se non ci fossero altre strade. Ma soprattutto, questa strategia delle armi, che non è più solo difesa, qui non è più solo permettere all'Ucraina di difendersi, qui è voler vincere la Russia. Qual è l'alternativa che il Movimento 5 Stelle propone al sostegno alla resistenza ucraina, se non la capitolazione dell'Ucraina? La domanda, la risposta invece è una domanda. Invece con l'invio continuo di armi, sempre, chiamiamole, più offensive, abbiamo raggiunto la pace? Noi stiamo dicendo che contemporaneamente servono quei tavoli diplomatici che nessuno ha cominciato a intraprendere in Europa, e noi come Italia abbiamo quella diplomazia adatta e predisposta a iniziare un percorso. Floridia. Allora, mi deve dire se un percorso diplomatico, se conferenze internazionali possono o devono essere imbandite, necessariamente allestite, convocate anche sotto l'egida dell'ONU per andare verso un percorso di pace, o si deve parlare solo ed esclusivamente di armi? Permette che il 60% degli italiani che non è d'accordo con questa guerra abbia una voce anche in Parlamento? Permettete che ci sia una strada anche, se non alternativa contemporanea, che non esiste? Lei è d'accordo a mandare le nostre truppe? Ma la conferenza di Monaco, mi scusi onorevole, ma lei, se dovessero chiedere i ragazzi, ma la conferenza di Monaco cos'è? E se ce li chiedono cosa fai? Nessuno voleva la guerra e nessuno vuole le armi, e nessuno ora dice che vuole mandare i ragazzi. Se dovessimo arrivare lì, le porte ai russi, scusi, mi deve scusare, però Abbia pazienza. No, però abbia pazienza lei. È sbagliato immaginare un percorso di pace che non si è avviato? È sbagliato? Ma sì, chi lo sta osteggiando? No? Mi scusi, le manca qui l'avversario, non lo sta osteggiando nessuno. I tavoli ma di pace si sta facendo e non lo state promuovendo. Lei parla solo di armi. Cosa dovremmo fare? A parte la risposta vaga, azione. Allora, la nostra proposta è sostenere con le armi, la sua qual è? Gliel'ho appena detto. Manca il percorso diplomatico. Che ci sia una vaghezza, purtroppo. Non sono d'accordo, perché questa, intanto partiamo dal presupposto, è una misura di investimento, è una misura che, dati confermati anche dal Censis, da Eurostat, ci confermano che ha un effetto moltiplicatore almeno doppio, anche tre volte tanto. Quindi è un investimento che il governo ha deciso di fare. Questo investimento ha prodotto in due anni quasi il 10% del PIL, 2021-2022.
Quindi ogni qualvolta si investe in una misura, e mentre abbiamo investito in questa misura per dare una informazione aggiuntiva ai cittadini, noi abbiamo contemporaneamente continuato a investire in sanità e scuola. Abbiamo investito nella scuola 10 miliardi nel 2021. Quindi, se no non capiamo più a Calenda che dice non posso non pensare a sanità e scuole e occuparmi dell'edilizia. Quindi investire nel super bonus non impedisce di investire altrove. È una scelta, sì, è una scelta che può essere positiva, cosa che lo è stato il super bonus, nel momento in cui hai dei introiti come Stato. Tra l'altro lo Stato è riuscito, grazie al super bonus, ad avere gli effetti dell'extragettito, e anche nel governo Draghi noi abbiamo potuto aiutare i cittadini grazie a 70 miliardi che sono arrivati dal super bonus. E quindi secondo lei è una mossa suicida? Cioè, perché il governo invece di beneficiarne e continuare ad avere questo extragettito ha deciso di fare questa scelta? Glielo chiedo seriamente. Sì, sì, noi immaginiamo che innanzitutto questa fascia di risorse vogliano spenderla diversamente, perché chiaramente in Europa l'idea di investire in misure espansive non è sempre ben vista, e invece tagliare, quindi recuperare risorse con misure di investimento, preferiscono effettuare tagli. Quindi ho capito, però quindi dice vista come espansiva, o qualcuno la chiamerebbe politica dei bonus, quindi qualche cosa che dicono mi lasci aggiungere anche che ha dato vita a 900.000 posti di lavoro. Questa è una delle argomentazioni. Voi avete trasformato le difficoltà che possono capitare a chiunque in una colpa. State creando le premesse di un grave disastro sociale. Allora, questa è una critica opposta a quella che vi viene mossa di solito invece, cioè che è stato, ha penalizzato gli stranieri, è stato troppo stretto, con delle maglie troppo strette. Infatti è in controtendenza con quello che è accaduto in Italia, cioè l'Europa sta cominciando una procedura per comprendere se effettivamente la nostra misura del reddito era troppo stringente, quindi circoscritta a poche persone, cioè andava estesa di più. Per assurdo, quindi l'Europa va in un'altra direzione rispetto a quella che ha preso l'Italia, ma lo abbiamo visto anche con la ministra Calderone di questo governo, che in Europa ha sostenuto la misura del reddito, quindi per confusione, per retromarce, questo governo è famoso. Invece un'infrazione europea ci arriverà presto per via della scelta scellerata sulle balneari, perché questo governo ha messo e metterà in difficoltà gli imprenditori, perché concedendo la proroga contrariamente a ciò che invece a livello europeo è necessario perseguire, moltissimi imprenditori si troveranno con i loro lidi chiusi o sequestrati, e con questa proroga nulla, non illegittima, nulla, come dice la sentenza. Per tornare però sul superbonus, mi permetta, perché non amo mettermi sopra i colleghi anche se ci provo con la voce, ma il buco di bilancio, questo disastro economico, io voglio un dato tecnico che dimostri questa bugia, questa falsità. 110 miliardi. 110 miliardi è un numero, che è un stato numero? Investito. È una bomba, è una bomba. Ma ci volete portare in Venezuela? Ci volete portare? Io allora, non lo so. Questa ma bomba ha prodotto all'Italia tre volte tanto. Sì, questa bomba ha fatto risparmiare 500 euro paga in bolletta agli italiani. Ma chi ha prodotto tre volte tanto? Allora, in Italia questa misura ha permesso di dare vita a 900.000 posti di lavoro. Questa misura fatto aumentare il PIL. Quando si fa un investimento diventa un problema se questo investimento è una spesa che non restituisce. Quando restituisce tre volte tanto, viene per tre volte restituito ai cittadini. Ma chi paga sto buco da 110 miliardi? Paga lei, Conte e Casalino. Lei mi deve indicare dov'è il buco, allora ci deve essere. Ma come dov'è? Subito. Ma non lo vede, c'è sta sopra, tra un po' c'è casca. Allora, e non lo vede. Il tesoro mio. Se fosse stato un buco, ci dovevano trovare le risorse per riparare a questo buco. Sono degli investimenti che si è scelto di dare e di mettere in una direzione. Mario?
No, chiedevo, domanda così, cosa vuol dire ritorna il triplo? Cioè, dove vede lei che ritorna il triplo? Dove è tornato il triplo? Ma guardi, non lo vedo io, lo dice il Censis e l'Eurostat, cioè praticamente studi di settore dimostrano. Il 130% allora, di rientro nelle casse dello Stato, è questo che viene detto. Ma... praticamente studi di settore certificano che rientrano nelle casse dello Stato per tre volte i soldi che lo Stato investe per questa misura. Però posso dire, non voglio concludere la discussione, ma non ha niente a che fare con la decisione che ha preso la Meloni. La Meloni non è che ha cancellato il bonus, ha fatto un disastro sulla cessione del credito. Esattamente, ma bloccando fatto in maniera molto ingiusta. Allora, e questo andrà corretto. La misura funziona funzionava perché si basava sulla cedibilità dei crediti. Nel momento in cui già col governo Draghi si è cominciato a bloccare questa cedibilità, la misura si è incagliata. Allora, torneremo a parlare, ve ne posso dare la certezza, del super bonus in questi giorni, ne sono abbastanza sicura. Intanto ringrazio Daniele Capezzone, Andrea Romano, Barbara Floridia.